Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non a Tikmila e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmila non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmila, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti del cliente al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmil UK LTD e Tikmil Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è il secondo appuntamento dopo la pausa pasquale. Vedo che ci sono domande sulla registrazione di venerdì, che tra l'altro è stato un webinar memorabile. Non sarà disponibile oggi perché purtroppo il mio collega è in ferie, però domani la metterà su YouTube, quindi poi me la giro via social. Io do il benvenuto a Tony. Ciao Tony, buongiorno, buon inizio Buongiorno, settimana. buongiorno a tutti. Salve, eccoci qui. Perfetto, Tony. Io vedo già un po' di domande sul petrolio, perché lo vediamo in caduta libera, ne parlavamo anche un po' in privato. E so che molti trader sono anche esposti in long sul petrolio. Io stesso oggi ho anche provato un nuovo acquisto e siamo un po' tutti insaccati. Tony, un po' iniziamo magari con parlare appunto del petrolio per vedere un po' cosa ci aspetta e il motivo di questo ribasso, che ovviamente tu hai già più volte ribadito nei vari interventi, però lo ribadiamo anche adesso perché comunque la situazione è abbastanza critica. Sì, dunque, allora noi sappiamo che il future di aprile è in scadenza nel petrolio, è in scadenza. Allora basta andare sul motore di ricerca e scrivere VTI, future, così insegno future. VTI Future, ecco, sto facendolo con voi, proprio per dirvi quello che farei io, e vedete che questo petrolio che è quotato sul future primo di riferimento. Esattamente, dovrebbe essere quello di maggio, non vorrei sbagliare perché non è che io operi sul petrolio, come sapete, vale veramente pochissimo. In questo momento qui il future primo vale 14,60. 14,60. Se voi scrivete sul motore di ricerca future petrolio greggio WTI, quello che ho scritto io, future petrolio WTI, viene fuori già quello di giugno. Quello di giugno su investing.com, e vedete che quello di giugno, per cui con una scadenza adesso del giorno di giugno, che sarà il 19, sarà metà giugno tra 2 mesi, vale 23,53. È quello che sto facendo io, 23,53. Lo sto mostrando anch'io un po' dal sito MarketWatch che. Io adesso sto facendo perché non mi aspettavo di parlare ancora di petrolio, ma visto che è l'argomento del giorno, sto facendo la lezione in contemporanea. Ecco, io mi viene fuori 23,52. Allora, se noi facciamo il rapporto sussistente tra il prezzo attuale del petrolio, così cerchiamo proprio di spiegarlo bene, che 14,66 io adesso di quello del future che scade domani, 14,66. 14,64 quello di Tikmil, siamo lì. Va bene, diviso 23,55, che è la quotazione del giugno, abbiamo che quello di oggi quota il 62% rispetto a quello di giugno, cioè quello di giugno più o meno non, deve fare il 50%
Ma il prezzo di adesso, il petrolio deve fare più del 50% per andare a collimare con il contratto di giugno, il che fa supporre, in maniera, tagliamo la testa al toro, che evidentemente la quotazione per gli operatori seri sul petrolio a giugno del contratto in scadenza sarà di più 50% rispetto ai prezzi attuali. Ma questo purtroppo, e speriamo che chi ascolta questo tipo di webinar lo impari una volta per tutto, questi costi ovviamente, visto che il mercato delle quotazioni dei future del petrolio è un mercato serissimo, molto più importante per dirvi anche di molti mercati azionari, cioè la quotazione del prezzo del petrolio assume una valenza superiore al FTSE MIB, ovviamente, no? Per cui è un mercato molto più speculato, dove c'è molti operatori veri che operano sul petrolio e una piccola parte di operatori speculatori che operano per giocarci. E quindi evidentemente chi ha un CFD comprato su questa situazione, chi ha un ETC o chi ha un ETF o anche un certificato, purtroppo al momento in cui ci sarà la quotazione nuova, dovrà tener conto quello strumento che ha, purtroppo, di questo costo derivante tra le due scadenze temporali. E questo si riflette inevitabilmente. Ieri sera dicevamo però che era anche possibile, se uno vuole cercare di recuperare o speculare sul petrolio, piuttosto che andare a rischiare, e ormai il bagno è fatto, malgrado gli avvisi, il bagno è fatto, perché quando ti va in scadenza questo, purtroppo il rinnovo fa sì che il tuo target, il prezzo di carico, aumenti notevolmente. Ecco, si potrebbe anche pensare a magari comprare un petrolifero o comprare un ETF di petroliferi o qualche cosa del genere. Però, ripeto, purtroppo il petrolio operato sui CFD o sui future va benissimo farlo, però si deve fare necessariamente in tempi limitati nel tempo, specialmente se uno vuole andare long, perché ha dei costi impliciti notevoli. E questo è quanto. Perché è sceso? Niente. È sceso perché, essendo il prezzo del petrolio derivante solo dalle necessità, al 95% il petrolio è mosso da quattro grandi operatori che sono intermediari che muovono e comprano, vendono il petrolio in base alle effettive esigenze, non in base a Fibonacci o in base a mille criteri che vengono studiati con gli occhioni e i grafici. Questo può servire in certe situazioni, ma il petrolio, ve lo assicuro io, e andate a chiederlo a chi ne sa più di me, il petrolio è mosso solo da esigenze di mercato. Esigenze vuol dire i produttori, le fabbriche, le società di raffinazione hanno effettivamente bisogno di petrolio rispetto alle scorte già esistenti. Le scorte sono a un livello esorbitante, addirittura tutti i depositi di petrolio, l'abbiamo detto la scorsa settimana, sono strapieni, e quindi questo prodotto, questo petrolio, che anche se diminuiranno le produzioni, perché mi sembra a memoria che partivano dal 1º maggio poi le diminuzioni, questo eccesso di petrolio che viene fabbricato, viene estratto o gli shale oil o dai giacimenti tradizionali, non fa altro che andare ad aumentare le scorte, che sono già esagerate, e le tali scorte servono per rifornire quell'80% di petrolio di esigenze che effettivamente c'è rispetto a quel 100% che c'era prima, causa coronavirus.
Per cui uno può sperare quello che vuole, però ormai la frittata è fatta, perché lo diceva 23, lo diceva 22, l'ho detto venerdì a 18, poi arriverà il rimbalzo, ma non perché è un rimbalzo tecnico, arriverà un rimbalzo perché i mercati sull'enfatizzazione di determinati eccessi, poi necessariamente o va, come dicevo ieri sera con Cottarelli a 8, o prima o poi rimbalza. Io non lo so, ma è difficilissimo determinare quando rimbalzi. Però siamo in una situazione di eccesso di offerta perché i depositi sono strapieni. Non entra più un barile di petrolio in questi depositi. Quindi i produttori o chi detiene petrolio preferisce regalarlo e smaltire le scorte piuttosto che tenere delle scorte che gli costano un tot al giorno o un tot al mese. E questa è la situazione. Evidentemente il mercato sconta già che a partire dall'1 di maggio ci saranno sensibili tagli alla produzione. Sconta già che adesso con questo prezzo il petrolio, qualcun altro, insomma, la domanda, la legge della domanda e dell'offerta, il petrolio è un bene rigido, ovvero non è tanto influenzato dal prezzo, però è rigido fino a un certo punto, quindi ci sarà un ulteriore consumo del petrolio, un allargamento della domanda e si sconta che a giugno addirittura il petrolio raggiunga un incremento del 60%. A questo punto, ripeto, se uno opera direttamente col petrolio, questi sconti li paga attraverso i cosiddetti swap. Se uno opera tramite azioni, ad esempio comprando le ENI, sono scontate anche lì perché non sono scemi quelli che lavorano sulle ENI, ma forse in maniera meno eccessiva. E qui c'è poco da dire, non è che posso, io non sentirete mai dirmi da me, siccome ha bucato i 18 euro il livello di Fibonacci, o ha bucato la trend line e ha rotto la resistenza, allora si scende. Non lo sentirete mai, perché non è una cosa che reputo giusto e corretto dire. E mi prendo le responsabilità di quel che dico. Parliamo di commodity, parliamo di commodity. Per quello che riguarda invece gli indici azionari, ad esempio, il discorso è molto differente. Evidentemente, logiche anche di tipo tecnico sono molto più efficienti e hanno molto più senso perché, innanzitutto, chi opera sulle azioni anche a livelli importanti può determinare determinate scelte proprio sui grafici. E secondo di tutto mi dà l'impressione, ad esempio, che gli americani giochino in maniera, io lo chiamo trading algoritmico, perché a guardarli a un certo punto si mettono a vendere o a comprare così, indipendentemente da notizie, da logiche, guardando il petrolio, guardando l'oro, guardando il cambio, sentendo quello che succede. Niente, indipendentemente da tutto, hanno delle traiettorie particolari in modo da cercare di fare guadagnare il più possibile chi è capace di guadagnare, cioè chi attua determinati trading system, determinate logiche che a noi retail sfuggono, ma evidentemente c'è uno scollamento con la realtà clamorosa. È questo che ci frega. Quindi, con le azioni e con i titoli azionari, logiche di trend, logiche di tecniche hanno una discreta valenza. È ovvio che poi fino a un certo punto però ce l'hanno, per cui è possibile individuare dei trend e attuare delle tecniche sia rialziste sia ribassiste, anche profittevoli, derivanti dallo studio grafico. A mio avviso, col petrolio, siccome anche ieri sera abbiamo parlato di petrolio, venerdì di petrolio, le domande sono di petrolio, attuare queste logiche, tanto è basso, prima o poi risale, è sbagliato, perché ve l'abbiamo spiegato, perché c'è il contango, c'è i future che scontano, prezzi molto più alti e quindi il solo long può effettivamente fare male. Qualcuno aveva previsto addirittura nel mercato dei future ufficiali del
nel NYMEX si chiama, del petrolio, addirittura di fare le opzioni, forse Ciricola se lo ricorda, con il segno negativo. C'è stato un articolo, e credo che è ufficiale, dove qualcuno aveva ipotizzato di fare le basi delle opzioni, e credo che le facciano, perché l'avevo letto, addirittura con i segni negativi, cioè nelle piattaforme con i segni negativi, perché paradossalmente è un'ipotesi che avrà una su 5.000 di verificarsi, però come il Bund, obbligazione tedesca decennale, rende negativo, perché un giorno uno non può ipotizzare che, siccome il petrolio costa di detenzione circa 2 dollari al mese, dico dei numeri un po' a caso, però il concetto si capisce, perché magari anziché tenerlo e pagare 2 dollari al mese, magari lo vendi a meno 1 dollaro, cioè paghi chi te lo ritira. È un po' quello che succede. Io ho fatto un trasloco, avevo un divano, un lettacastello vecchio dei bambini, e a un certo punto dovevo smaltire questo lettacastello. E ho pagato 1,50 euro perché se lo venisse a prendere. Ed era un letto sostanzialmente buono, comodo, confortevole, però a chi lo vendevo? Alla fine ho pagato 50 euro perché, per venderlo. E così potrebbe succedere in teoria anche sul prezzo del petrolio. Detto questo, impariamo che le commodity, io queste cose le imparo dai maestri, non è che voglio appropriarmi, però io sono curioso, le sento, le leggo. Le commodity hanno una filosofia direzionale in genere, e l'abbiamo visto col caffè, l'abbiamo visto col natural gas, chi si ricorda il caffè l'anno scorso, l'abbiamo visto col palladium al rialzo, l'abbiamo visto adesso con l'oil, lo stiamo vedendo con l'oro. Hanno delle logiche di domanda e offerta macroeconomica, hanno delle logiche che se una roba a un certo punto non vale più niente, non vale più niente. Come succede, non so, con i francobolli. Io quando ero piccolo, mio nonno, padre di mio padre, mio nonno paterno, ero uno dei primi filatelici italiani, Ciolli Emilio si chiamava, e aveva una collezione di francobolli con i Gronchi Rosa, che partiva dal Regno d'Italia dal 1860, arrivavano dall'estero per andarla a vedere. E l'avevamo in casa a Siena, mio nonno era di Siena, e c'era una collezione che valeva, mio padre diceva, questo c'ha una collezione, avevamo quasi la guardia del corpo, una roba, venivano dall'estero, lui andava a tutti i convegni, insomma era un numismatico di fama. E poi è morto, morto fortunatamente quasi a 100 anni, mio nonno nell'80, perché era vecchissimo, insomma, era classe 1890, per cui è morto nell'86, e questa collezione già nell'86 di francobolli e di monete del Vaticano. Io abitavo a Roma da piccolo, per cui facevamo le file, io e i miei fratelli, a prendere queste monete del Vaticano, e tutto che sembrava miliardario, invece quando poi è morto l'abbiamo tenuta alta lì, abbiamo fatto fatica a smaltirla, sta roba qui, avremmo preso, non so, 20 milioni di lire, con 10.000 euro, ma sembrava di avere, o 20.000, 20 milioni di lire, con delle collezioni clamorose, perché si vede che il mercato dei francobolli, qualcuno dei più giovani magari non sa neanche che esisteva, ma negli anni 60-70 la numismatica e i francobolli si parlava solo di questo. E quindi le logiche del mercato relative alle commodity sono perverse, non c'entrano nulla con altre logiche di ritorno alla media che in qualche maniera possono avere gli indici azionari. E questo è un consiglio, una lezione che vi do, perché gli insacchi più grossi io li ho visti prendere da molte persone col natural gas, col rame, con l'argento, a shortare l'oro adesso, col palladium a shortarlo, perché è troppo alto, prima o poi riscende. Il petrolio sta facendo, immagino, parecchie vittime, ma oggi dire cosa fa oggi, ormai la frittata è fatta, non mi azzardo più a dire io non lo shorterei. Vi assicuro che lunedì scorso sono andato a cercarmi un future sul petrolio, poi non l'ho fatto, ma avevo una mezza intenzione di shortarlo. Tutto qui.
Perfetto Tony, sì, in effetti ci sono molti trader esposti. Quello che io ho notato è che purtroppo non si conosce il prodotto in sé, quindi si è dato per scontato che anche avendo un CFD come ad esempio quello su Thinkmill dove non c'è il rollover, diciamo che l'investimento fosse molto attrattivo, quindi molto facile, però non si è tenuto appunto co il conto del costo dello swap. C'era una domanda appunto dove si chiede in che modo viene legato le scadenze del future maggio e giugno sul CFD, e voi lo vedete anche appunto dagli swap che vengono applicati. Nessuno purtroppo regala nulla e questi costi vengono aggiunti sulle posizioni lunghe e quindi in base anche appunto alle scadenze future vengono applicate questi costi. Quindi a livello di speculazione come ha detto Tony, sul breve periodo è un ottimo prodotto il CFD, ma vado contro i miei interessi. Se lo dovete fare sul lungo periodo, il CFD mi ammazza con i costi, quindi è un qualcosa che non si può, non è sostenibile. Quindi, se sale adesso il petrolio, si fa un rialzo nei prossimi giorni, ok, ma tenerlo da qui a un anno o 2 anni ci rimettete con i costi di swap. Tony, ti chiedono. Questo scenario del petrolio, lo possiamo vedere anche sull'oro? Beh, attenzione, la domanda è giusta, però allora, il petrolio è una commodity vera e propria, cioè un combustibile, una risorsa energetica fondamentale per le attività industriali, per la mobilità privata, per la mobilità pubblica, per fare il kerosene degli aerei. Per utilizzare gli aerei, il riscaldamento delle case. L'attività industriale sospinta, qualsiasi fabbrica ha bisogno, qualsiasi no, ho detto una stupidaggine, ma moltissime fabbriche, malgrado si cerchi lentamente di cambiare la risorsa energetica, è alimentata dal petrolio. Evidentemente col coronavirus e la chiusura importante o parziale di molte fabbriche, pensiamo solo alla Cina. Io ho questo dato ufficiale che lo ripeto spesso, che il fabbisogno della Cina, però è un dato già di 15 giorni, era diminuito del 15 o 20% rispetto all'abituale. E la Cina è la fabbrica del mondo, perché ricordiamoci che in Cina fanno tutto, fanno anche gli Apple, per dirvi, fanno tutto. E quindi si stimava dal punto di vista mondiale, prima avevo letto 15 milioni di barili in meno al giorno e poi ho letto 20 milioni di barili in meno al giorno. E sono letture che puoi fare, trovi nei siti, a me ogni tanto vado, scrivo petrolio o qualche cosa trovo in inglese, qualche cosa trovo in italiano e si riesce a trovare Zero Hedge, Sole 24 Ore, c'è qualcuno che scrive molto bene sul petrolio. Che sia Sissi Bellomo sul Sole 24 Ore e raccoglie sempre questi dati e me li leggo, me li ricordo e si parlava addirittura di 20 milioni di barili in meno già 2 settimane fa quando il taglio alla produzione deciso dagli Stati Uniti, Russia, OPEC Plus, Messico, Canada, Norvegia è stato complessivamente. Se tutto va bene, di 14 milioni punto 7, questi erano i dati che avevo letto. E quindi voi capite che se il fabbisogno cala di 20 e il taglio cala di 15, evidentemente c'è un surplus di produzione rispetto al regime ordinario che si aveva fino a gennaio 2020 di 5 milioni. 5 milioni al giorno che ugualmente vanno nei depositi. E questi depositi che 10 giorni fa, secondo questi articoli che leggevo io, perché io ovvio non vado a, cioè non voglio fare il figo, non è che io leggo le cose, ho la pazienza, ho la passione, o tanto mi piace solo sta roba, ormai non capite, mi piace solo sta roba, ho la passione di essere curioso e il petrolio è una delle cose che mi piace di più, mi stimola di più perché ti obbliga a capire la geopolitica. Il petrolio è bello per questo, perché ci sono sempre collegamenti col Sud America, con Trump, con il
con le logiche con Putin, con l'Arabia Saudita che è sempre complesso, con i paesi arabi, con la Norvegia, il Canada, paesi che non cagheresti mai, scusate il francesismo, se non per il petrolio, e la Libia che l'abbiamo qui sotto. Ci sono un sacco di implicazioni che sono divertenti, per cui a forza di leggerle qualche cosa ho capito. Però sostanzialmente, per spiegarvelo, ci sono 5 milioni di barili in più che vengono prodotti ogni giorno e questi vanno a riempire dei depositi stracolmi, detenerli in questi depositi costa e evidentemente il petrolio oggi lo vediamo a meno 16%, a 14,95%. Però devo aggiungere un'altra cosa, ecco perché il future giugno costa il 60% in più. Ci sarà il fallimento di molte case americane, moltissime se non tutte, di shale oil, che avevano già le loro obbligazioni a pezzi, erano già considerate junk bond perché i conti non li hanno mai avuti buoni. Lì Trump la prenderà nei denti perché gli americani, o Trump, l'amministrazione Trump ha sostenuto tantissimo gli shale oil americani, specialmente quelli del North Texas e Middle Texas, dell'area Prysmian, e quindi il fallimento di molte case di shale oil tenderà a ridurre l'offerta e riequilibrare il gioco della domanda e dell'offerta. Per cui nel medio periodo è ovvio che il petrolio risalirà. Però purtroppo con le modalità che abbiamo detto, ecco che se una società petrolifera, ad esempio, io ringrazio Giuseppe Ciericola perché stiamo parlando di cose che evidentemente a Tikmil interessano poco e questo va apprezzato da parte di Tikmil, mi raccomando, io sono neutrale, però vedete com'è, questi webinar non è che stiamo solo a parlare del CFD, anzi, in teoria stiamo facendo un Non passa conto. gatto. È vero? Sì. No, ma è giusto che sì, perché gli Sarà investitori contento devono essere consapevoli. il signor Matteus Ilar Mattus, come si chiama il grande manager? Speriamo Esatto, sì. che non ci stia sentendo. No, ma lui la pensa come me. È meglio avere trader consapevoli piuttosto che trader arrabbiati. Quindi noi con la formazione andiamo a coprire poi quelle che sono, proprio perché comunque sui CFD, cioè, ovviamente molte persone vedono che non c'è rollover e pensano che sia l'opportunità del secolo, ma dietro ci Certo. sono dei costi, quindi nessuno regala nulla. Non è che le controparti si mettono lì a vendervi il petrolio, quindi a farvi da controparte per far guadagnare i trader. Ci sono dei costi che devono comunque il trader deve sostenere e quindi facciamo formazione in questo senso, formazione seria. Allora, però volevo rispondere, no, con loro, perché altrimenti, ecco. Mentre l'uso industriale e effettivo del petrolio è importantissimo, è esclusivo, cioè del gioco, dei retail, dei trader, non gliene frega niente a nessuno, il petrolio fa la sua strada. Per quello che riguarda loro è un po' diverso. È vero che loro c'ha l'uso industriale meno abbastanza importante, cioè non è che l'oro viene utilizzato a scopi industriali in maniera importante. Ma loro ha anche un altro concetto, quello finanziario, quindi è riserva di valore detenuta dalle banche centrali, e quindi le banche centrali, ad esempio quel crollo dell'oro che arrivò a 1460 da 1700 durante la crisi della borsa, adesso si dice che siano stati anche i russi che per sopperire alle perdite finanziarie, anche alle perdite della caduta del petrolio o altre banche centrali abbiano venduto l'oro per sopperire alle lacune dovute al fatto che il petrolio non vale più niente. E così avranno fatto degli altri. Per cui il loro ha questi tipi di collegamenti di natura prettamente finanziaria come riserva di valore. Quindi la domanda, può fare l'oro la fine del petrolio? Direi no. No, anzi, paradossalmente, loro potrebbe giovare da una situazione
nel medio periodo, non subito, di destabilizzazione globale dell'economia, perché è considerato un bene rifugio e quindi l'oro rimarrà sempre in questa situazione comprato. Poi è chiaro che qualcuno vedrà. Io ieri consigliavo di nuovo il rientro su 1660, per cui quasi a questi prezzi, vedrà delle discese, perché è ovvio che ci siano delle discese, ma queste sono di natura quella che io chiamo tecnica, dovuta proprio al fatto che o scende la borsa e quindi i margini devono in qualche modo essere ripianati, si prende il salvadanaio e si vende l'oro, o le banche centrali, o la Russia, o i paesi arabi, se hanno delle riserve in oro, che devono in questo momento sopperire le lacune, e quindi l'oro è anche una sorta di monetona che può subire degli sbalzi, però fondamentalmente non c'entra niente col petrolio, è un uso più speculativo come riserva. Volevo parlare, poi parliamo con le domande prima di finire, anche per la borsa. Con la borsa più o meno ho detto tutto venerdì, a maggior motivo venerdì poi siamo andati al target che dicevo, per cui sostanzialmente io sono rimasto, per chi volesse sapere, avevo 4 Standard & Poor's e un Nasdaq. Ho rinnovato le opzioni meno una, cioè mi trovo 3 Standard & Poor's, purtroppo 3 e non 4, e quindi sostanzialmente siamo nella stessa identica posizione di venerdì. Adesso sta scendendo abbastanza bene lo Standard & Poor's. Dico, e la faccio veramente sintetica, siccome le cose o le scrivo, le dico continuamente, che il prezzo del petrolio è estremamente legato in teoria ai valori assoluti delle borse, perché se gli operatori internazionali, quelli che contano, ti regalano il petrolio a 15 dollari o a 14,80, lo fanno perché l'economia globale è in un rallentamento mostruoso, perché siamo a un prezzo impensabile. Io mi ricordo che abbiamo parlato del prezzo del petrolio del gennaio 2016 a 27, che sembrava di parlare 27. Ti ricordi quando il petrolio fece 26? Tutto così. Siamo stati 4 anni, dal 2017 al 2020, a parlare di quel 27 dollari fatto nel gennaio del 2016, causa gioco anche lì strategico per far fallire i shale oil, che andò male. Lì prese di pugno la situazione in America e Trump fu bravissimo a rialzare il prezzo per salvare gli shale oil. E quindi questo significa che una grande parte di operatori forti, forti, perché chi opera sul petrolio lo fa a ragion veduta, non lo fa per esigenze, perché vuole divertirsi come noi a cercare di fare qualche tick, vede una situazione drammatica dell'economia. O le esigenze in questo momento delle industrie e di quello che abbiamo detto prima, escluso il riscaldamento, dove bene o male è rigido, lì il riscaldamento sul petrolio, il bisogno è costante, indipendentemente dal prezzo, è veramente ridicolo. Quindi, e questo è e si dice sempre: chi mente? Chi mente, il petrolio o l'azionario? Allora, il petrolio non può mentire, perché lì non si scherza. L'azionario, col trading algoritmico, con le giocate strane che fanno sti americani, che sono dei compratori, loro col panino, sempre col panino lì seduti a Wall Street, vai, 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 si divertono a farlo salire fuori dal mondo. Però poi dopo abbiamo visto anche lo Standard Poor's, che da 3.400 è andato a 2.177 con un crollo del 40% nel giro di 4 settimane, per cui quelli col panino fanno ogni tanto anche loro dei danni. Non mi fiderei, ripeto, assolutamente di questi prezzi di Nasdaq, Russell, Dow Jones, Standard & Poor's. Mi sembrano più seri gli indici europei, ma come giocatori, e io me ne intendo di giocatori, gli italiani, gli europei, gli mangiano in testa gli americani. Gli americani, lo scrissi una volta, se tu vai a giocare al casinò, e c'è 17 e giocano a blackjack. Adesso chi sa le regole del blackjack mi capisce, l'americano
tira, anche se il banco a 6. L'americano, yeah, si diverte, è sempre un compratore, sì, dai, poi ride, scivola col panino, è fastidioso. E l'americano in borsa, compratore lì, si divertono, però poi fanno dei danni anche loro, per cui io reputo, ho rollato, l'ho fatto vedere, questi prezzi ancora fuori dai coppi, al di fuori delle logiche tecniche che purtroppo contano, e quindi qualcuno mi dà l'impressione ogni tanto vuole far tirare gli indici per andare a vendere nella situazione più confortevole possibile. Ci riescono perché sono riusciti ad arrivare a 2,850 e a 8.900 di Nasdaq 100 in pieno coronavirus. Sto leggendo qui, c'ho Sky qui sopra, oltre 40.000 decessi, cioè in questa situazione incredibile, col petrolio a 14, questi sono riusciti a fare 2.900. E posso dire che, secondo me, lo dico, è ovvio che posso anche fare il ridicolo, ma non me ne frega niente. E secondo me, sono prezzi fuori dal mondo, ma giustificabili da delle logiche di ordine tecnico, algoritmico, da persone capaci che sanno fare bene i loro movimenti per cercare di estrarre il massimo possibile di denaro. E quindi in queste situazioni, andate a rivedermi il mio post di 4 giorni fa sulla sofferenza sulle inversioni, cioè lo shortista deve essere capace a soffrire, deve tagliarsi un abito su misura, tagliato sulla sofferenza, perché sarebbe bello dire c'è il coronavirus, il petrolio è a 14, l'oro mantiene 1.700, che bello che si shorta e dopo un'ora vede crollare tutto. No, no, come spiegai in un'altra memorabile puntata qui di fine febbraio o di inizio marzo, l'inversione io l'ho presa solo parziale, l'ho presa con tantissime sofferenze e l'ho presa solo parziale, ma e poi sono riuscito a rifarmi bene, ma avevano spuntato le armi e quindi sono riuscito a recuperare, ma non a guadagnare, malgrado avessi una view chiarissima che potesse crollare tutto, perché questi fenomeni andavano a fare 3.400, l'hanno fatto il 21 di febbraio, quando io già a fine gennaio scrivevo che il coronavirus avrebbe devastato l'economia mondiale. Ci sono gli articoli con le date sul sito di Fontobelo, sulla mia bacheca, quindi di cavolate non ne dico. Però questi sono dei fenomeni e bisogna accettare anche questo tipo di gioco che io sto imparando via via. Ai miei tempi non c'erano queste robe qui, i miei tempi sono anche questi, però diciamo che le evoluzioni del trading sono incredibili, e rivedere in pieno coronavirus il Nasdaq positivo nel 2020, dopo che nel 2019 ha battuto tutti i record, era una cosa che io non avrei mai creduto, però l'ha fatto, per cui massimo rispetto e complimenti a chi ci ha creduto, e complimenti a questi giocatori che riescono a portare sulla luna degli indici con il petrolio a 14 dollari e 90. Perfetto, Tony. Allora, leggiamo un po' di domande che vedo che sono ovviamente incentrate tutte sul petrolio. Allora, una domanda era su dove vedo i costi di swap sui CFD. Tony, ti faccio un attimo respirare perché rispondo io a questa domanda. Allora, gli swap vengono, li potete vedere qui dalla MT4, c'è proprio la colonna swap. Io vi sto facendo vedere la posizione sul WTI. E questi costi vengono aggiunti giornalmente, quindi se noi andiamo a vedere adesso sulla posizione che ho io, dove perdo 164 euro, se andiamo a vedere l'incidenza dei costi degli swap, si aggirano intorno al 7% dei costi dal 20 di marzo in cui ho aperto questa posizione. Quindi per questo dicevamo che sul lungo periodo, alla fine non conviene avere questi prodotti. C'era anche una domanda se conviene più invece andare sui future. In quel caso no, perché ovviamente sempre parliamo di breve periodo, perché comunque va bene sul trimestrale, però poi
mi viene chiusa la posizione e la dovete aprire con un'altra scadenza, però andare a incassare poi la perdita eventuale che avete avuto sul future. E quindi questa è un po' la situazione. Per vederlo come punti di swap, l'ho fatto vedere prima, c'è la specifica del contratto e del perché i broker CFD fanno questo. Ovviamente un broker come Tikmill ha delle controparti chiamate liquidity provider, e quindi tutte le posizioni che ha Tikmill dei traders, e vi dico che sono tantissime sul petrolio, Tikmill le dà a delle controparti. Queste controparti non è che a cuor leggero si mettono in vendita del petrolio per darmi l'acquisto sul petrolio. Vi applicano un markup, quindi un markup che viene aggiunto ai costi normali che vengono fatti, che ha spiegato Tony sulle scadenze, quindi ogni broker poi va a applicare un markup diverso che paga il cliente. Quindi queste cose è bene che le sappiate, proprio perché sul lungo periodo, ripeto, incidono tantissimo. Quindi questo è un po' il discorso relativo agli swap. Allora, Tony, un'altra domanda che mi era piaciuta sul discorso sempre del petrolio, di Alessandra. In effetti la Cina compra un petrolio a un prezzo molto appetibile, ma in Europa, quando vedremo una ripartenza, salirà anche il prezzo del petrolio. Quindi siamo nella doppia trappola, c'è cioè una ripartenza dell'economia con un petrolio a prezzi alti, un bastone tra le ruote che non facilita la ripresa. Cosa ne pensa il mago? Ma brava Alessandra, Alessandra è molto attenta e fa sempre delle domande pertinenti e la ringrazio. Sì, ma il bello è che noi siamo abituati a, non so, compriamo le ENI 8, 16, 12, se vanno a 16 da qui a 2 anni io raddoppio i soldi, ed è verissimo. Il petrolio evidentemente non può rimanere a questi livelli qui. Ma è matematico, tant'è vero che abbiamo detto che il giugno quota già il 60% in più, il 60% in più della commodity più importante al mondo. Non è che parliamo di un. E quindi alla ripresa dei lavori sicuramente avrà un prezzo più ordinario, intorno almeno ai 34, 32, 35 dollari. Vi spiego perché quelli lì, io credo questi. Perché adesso stanno dando un colpo, questo l'ho già spiegato, non vorrei annoiare, un colpo mortale agli shale oil USA, per cui Putin e anche gli arabi, anche se non lo possono dire, perché gli arabi sono in teoria alleati con gli americani, quindi non possono schierarsi l'Arabia Saudita contro Trump, però fidatevi che all'OPEC, se saltano tutti gli shale oil Gringos sono contentissimi, non si può dire, ma sono contentissimi, lo posso dire io, che non mi caga nessuno. E quindi il costo medio di estrazione di shale oil, tranne per alcuni, appunto quelli del Texas, di parte del Texas, alcune zone sono intorno ai 40 dollari, ai 40 dollari. Al barile, forse 38, 39, una volta erano 65, 80 quando ho cominciato a studiarli, poi 65, adesso si parla intorno a 40. Alcuni riescono a estrarla a 27, 28. Per cui capite che ogni barile che estraggono oggi ci rimettono 25 dollari, e quindi è un disastro. Una volta falliti questi, faranno anche degli accordi, perché gli stessi arabi hanno uno stato sociale improntato ed esclusivo sul petrolio, ovvero i cittadini arabi, tutti, come quelli di Monte Carlo, per dirvi, sono dei signori. Non parlo dei pakistani, degli indiani o importati in quei paesi lì, ma l'arabo puro non lavora ed è sussidiato completamente dallo Stato, ovvero hanno le scuole gratis, i vestiti gratis, le case gliele danno lo Stato, hanno i buoni e hanno addirittura delle paghe perché non fanno niente. Quindi, grazie al petrolio, sono pochi i cittadini arabi. Quindi, evidentemente, sono anche quelli dell'OPEC, anche i paesi più ricchi, non so, il Kuwait, per dirvi, il Qatar.
dove è Dubai adesso? Anche questi paesi evidentemente hanno bisogno di petrolio a 35-40, dove riescono a vivere bene. E quindi gioco forza tra i fallimenti di Shell Oil, tra gli accordi ai tagli e tra il business che per molti avrà meno appeal, si ritornerà necessariamente a quella quota lì. Perché ho detto 35-40? Per cercare almeno inizialmente di non far riemergere gli shale oil nel mercato. Gli devi proprio, sapete quando un pugile è per terra, il pugile è per terra, il nemico del pugile, l'avversario del pugile lo guarda e se prova a rialzarsi è pronto a ricolpirlo con un job sinistro mortale. E questa è la situazione. Poi, una volta se smetteranno col business, una volta che saranno fallite tutte queste società di shale oil, evidentemente chiuderanno i battenti, magari il petrolio potrà tornare anche a 40-50. Nel frattempo, però, la tecnologia è molto orientata a sostituirla lentamente il petrolio. Pensate solo alle macchine elettriche, Tesla. E a tutti i fotovoltaici, allo stesso lavoro che sta facendo l'Enel, di sfruttare l'energia dei pannelli solari, eolica, che ne so, insomma, adesso non voglio esagerare perché sono esperto per quello che leggo, ma non fino a un certo punto, ma, quindi potrei dire delle sciocchezze, quindi il prezzo di petrolio si stabilirà, ma non è più un asset, non è più un qualche cosa di prestigioso come lo era fino a qualche anno fa. Ecco perché anche il titolo ENI, per tornare a noi, non può ritornare ai valori di 30 euro, che era il valore che c'era nei primi anni zero. Tranquillamente l'ENI arrivava a 28, 29 euro, poi sceso a 20, e ecco perché. Ecco anche perché le azioni vanno studiate, perché uno dice: se, come mai non torna a 30? È perché il settore del petrolio è obsoleto, è un po' come le telecomunicazioni, è un po' come la Telecom, è un po' come la TIM, è un po' come le banche. Uno ha voglia di vedervi i grafici, ma le banche non torneranno mai ai loro livelli, poi con gli aumenti di capitali. Bisogna puntare su questi settori più innovativi. Che più si affacciano a delle realtà che nel futuro possano essere più interessanti. E il titolo Enel, ad esempio, è quello che in Italia, secondo me, ci assomiglia di più. Poi ce ne saranno senz'altri altri. Io guardo le blue chip, ad esempio, tutto qui. Perfetto, Tony. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, però vi do appuntamento a venerdì, perché venerdì avremo l'altro appuntamento alle ore 16, perché il venerdì ovviamente è sempre di pomeriggio, quindi vi do per le domande che non sono riuscito comunque a porre, ci vediamo venerdì così passiamo un'altra oretta insieme. Grazie a tutti e vi auguro una buona settimana. Grazie, Tony. A Io... venerdì che vediamo come vanno questi short, i short americani. Facciamo riassunto venerdì come abbiamo fatto venerdì scorso, che mi sono divertito. Ciao. Bravissimo Tony, ciao, ciao a tutti.